settantina di lavoratori della compagnia Air Italy, piloti, assistenti di volo, ma anche amministrativi e operai, hanno partecipato al sit-in spontaneo al Terminal 1 dell'aeroporto Malpensa per protestare contro la decisione di mettere in liquidazione la società che dava lavoro a 1000 dipendenti diretti e 600 nell'indotto. Al presidio anche i segretari di categoria dei trasporti di CGL, CISL e UIL. C'è profonda amarezza e anche una sensazione di tradimento, fanno sapere. La situazione, infatti, già da mesi appariva difficile. Sempre i sindacati ricordano come un mese fa era stata inviata l'ennesima lettera al Ministero dei Trasporti che non ha avuto risposta. Ieri, la doccia gelata. Nel primo pomeriggio è arrivata la mail ai dipendenti firmata dal presidente Roberto Spada che dava la comunicazione della messa in liquidazione della compagnia. 1520 dipendenti, 1000 dei quali a Malpensa, dove sono basati per la maggior parte piloti e assistenti di volo, 520 invece soprattutto personale di terra a Olbia. Già ieri subito in aeroporto un centinaio di persone si erano radunate davanti alla sede della compagnia, oggi nuovi sit-in spontanei. Questa mattina inoltre agli imbarchi è stato distribuito un volantino con il quale viene spiegato l'accaduto e si cerca di tranquillizzare i viaggiatori. La SEA, la società di gestione degli aeroporti milanesi, riferisce che non ci sono disagi per i passeggeri che volano normalmente.